Ben ritrovati amici di Gilda TV. Si sta svolgendo nell'aula magna dell'Istituto Superiore Algarotti di Venezia il convegno Scuola dell'infanzia ieri, oggi, ma domani, organizzato dall'Associazione Articolo 33. Il convegno si apre con un video intervento del giudice Ferdinando Imposimato che cita Aldo Moro. La scuola materna è il pilastro della scuola pubblica e il peso economico deve essere sostenuto interamente dallo Stato. Ha coordinato i lavori Alessandra Micheletto, insegnante precaria della scuola dell'infanzia. L'infanzia negli ultimi tempi è diventata un peso dei comuni e si è tentato di privatizzare la scuola dell'infanzia. Questo non può essere. Bisogna ricordare l'insegnamento di Amor, dato nel corso di un suo memorabile intervento il 3 marzo del 1966, quando il Presidente del Consiglio disse che la scuola materna era il pilastro della scuola pubblica, che bisognava che il peso da sostenere per il mantenimento, per il potenziamento della scuola materna doveva essere sostenuto interamente dallo Stato e non dai comuni. Se siamo abilitati, abbiamo vinto concorsi, io ho vinto nella stessa graduatoria, posso lavorare con lo stesso orario, con la stessa rete. Assurda la divisione tra scuola dell'infanzia statale e scuola dell'infanzia comunale, sostiene Antonia Baraldi Sani dell'Associazione per la Scuola della Repubblica e propone che la scuola pubblica diventi un blocco unico e dia posto a tutti i bambini. Assurda la divisione oggi tra scuola dell'infanzia statale e scuola dell'infanzia comunale. Siamo d'accordo che c'è una terza scuola, che è la scuola privata, prevista nella Costituzione. Enti e privati hanno diritto di istituire scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato, a parte che questa ultima frase non è stata rispettata, però noi siamo perché la libertà di un genitore che sceglie per un bambino della scuola dell'infanzia una scuola privata lo possa liberamente fare, è un suo diritto. Quello che noi contestiamo è che nella scuola pubblica non ci siano posti sufficienti per accogliere tutti i bambini e le bambine che non intenderebbero rivolgersi alla scuola privata, che è una scuola di tendenza con particolari inclinazioni o religiose o non religiose, comunque una scuola di privati, non è la scuola dello Stato. Noi come associazione proponiamo proprio che la scuola pubblica diventi un blocco comune, unico, e che dia posto a tutti i bambini e le bambine i cui genitori vogliono un'educazione laica e pluralista. Il momento in cui abbiamo una graduatoria unica delle insegnanti, la cui professionalità ormai non ha differenze. Allora noi vorremmo un'unica scuola pubblica finanziata dallo Stato, programmata dalle regioni, gestita dai comuni, gestita nel senso di mense e servizi predisposti dal comune. Gli asili nido devono restare comunali perché è un'altra dimensione, non è scuola. No 06, 03 e poi 36. Le condizioni di svantaggio socioculturali ed economiche non influiscono solo nell'adolescenza, purtroppo lasciano il segno nei primi 6 anni di vita. Sostiene Renzo Vianello, professore di psicologia dello sviluppo presso l'Università di Padova. Le condizioni di svantaggio socioculturale, sia economico sia anche d'altro tipo, non influiscono solo nell'adolescenza o da adulti, ma purtroppo lasciano il segno anche nei primi 6 anni di vita. Dalle nostre ricerche risulta che già a 4 o 5 anni i bambini che provengono da certi ambienti hanno più rischio di avere prestazioni cognitive inferiori. La scuola dell'infanzia ha una grande responsabilità nei confronti di questi bambini perché deve, come dire, recuperare ciò che a volte la famiglia non dà. Un recupero che ovviamente è possibile, ma che deve essere fatto con interventi particolarmente mirati, privilegiando sì gli aspetti emotivi, affettivi, sociali, che il bambino si trovi bene, ma anche lavorando molto sul linguaggio e, perché no, preparandoli bene in aritmetica in modo che vadano sicuri e convinti nella scuola primaria.
Sì, ho detto ai maestri e maestre che possono anche fare di più, soprattutto per quanto riguarda l'apprendimento dell'aritmetica, perché le potenzialità dei bambini a 5 anni sono maggiori di ciò che si crede. Questo perché parlavo dello svantaggio e perché, come dire, se non lo si fa a questo punto va a finire che entrano a scuola e dopo un anno o due si demotivano. Certo, è più facile per me insegnare all'università anche se sono verso i 70. Con i bambini piccoli c'è un impegno anche fisico non indifferente. Gli insegnanti della scuola dell'infanzia statale vogliono che la loro scuola sia riconosciuta, valorizzata, capita per il grande lavoro che fa. Spesso in condizioni difficili e sono preoccupati che parlare di 0-6 anni sposti troppo l'attenzione verso la dimensione sociale della scuola dell'infanzia. Afferma Giancarlo Cerini, coordinatore del servizio ispettivo dell'ufficio scolastico dell'Emilia Romagna. All'ispettore Cerini, Gilda TV ha chiesto: cos'è una buona scuola? È stato un bel dibattito perché Vianello ha insistito molto, ha detto che la conquista della parola e lo sviluppo del linguaggio è un lungo percorso, che forse i risultati si vedono a lunga distanza, mentre sulla matematica c'è la possibilità di costruire esperienze, attività. Io ritengo che l'indicazione che è prevista anche nei documenti ufficiali di curare molto l'educazione linguistica, sia come interesse, motivazione, gusto nell'uso delle parole, il racconto, la narrazione, la descrizione, sia un lungo percorso che però non può essere affidato allo spontaneismo degli insegnanti, va costruito anche con esperienze strutturate, organizzate da parte dei docenti. Quindi un buon programma di educazione linguistica nella scuola dell'infanzia, per esempio insistere molto sull'arricchimento del lessico, sulla corretta pronuncia dei suoni, sulla capacità di raccontare, di rievocare esperienze, è fondamentale per lo sviluppo logico e linguistico e dell'intelligenza dei bambini. Gli insegnanti della scuola statale, oggi era un pubblico soprattutto di insegnanti di scuola statale, vogliono che la loro scuola sia riconosciuta, valorizzata, capita per il grande lavoro che fa, spesso in condizioni difficili. Sono preoccupati che parlare di 0-6 sposti troppo l'attenzione verso la dimensione sociale, del rapporto con gli utenti, con i genitori, con il nido. Con questa proposta non è che si vogliono fondere in un indistinto il nido e la scuola dell'infanzia. Infatti io ho detto, certo, possiamo pedagogicamente parlare di 0-6, parliamo di relazione, di apprendimento, di cura del bambino, ecco, la scuola, però quello 0-6 che ha bisogno di essere riconosciuto dal pubblico, perché noi abbiamo, mentre alcune regioni hanno il 30% per esempio di posti per bambini nei nidi, abbiamo tante regioni che sono al 2-3-4%, quindi siamo in fortissimo ritardo, però sono due problemi diversi. Lo 0-3 richiede un intervento pubblico forte, ci sono tante legislazioni regionali fragili, deboli e ci sono delle rette, dei costi altissimi, non deve essere più un servizio sociale, è un'esperienza educativa come ci chiede l'Europa, perché questo è il nido, ha bisogno di essere riconosciuto come struttura educativa pubblica, sarà gestita dai comuni, sarà gestita dal privato in convenzione con delle regole. La scuola dell'infanzia è un'altra storia, oggi ci sono state anche delle relazioni che hanno ricostruito la storia gloriosa della scuola dell'infanzia italiana da fine dell'Ottocento ed è una storia fatta con tanti percorsi. Lo Stato è arrivato per ultimo nel 68 ed è stato importante perché adesso in 50 anni il 60% della scuola italiana è gestita dallo Stato, però abbiamo anche l'esperienza dei comuni, spesso ci sono esperienze qualificate, penso a Reggio Emilia, che è il 12%, e poi c'è un 30% di privato che è, con la legge Berlinguer è diventato privato paritario. Ecco, qual è il problema di queste tre strutture diverse? Che la qualità è molto diversa. Paese che vai, città che vai, gestore che trovi, la scuola è troppo diversa. Per cui se si riuscissero a dare dei livelli essenziali di prestazione, delle regole pubbliche per tutto il sistema, poi io non entro nella questione dei finanziamenti, ma dico delle regole pubbliche, degli standard, diciamo gli ambienti, il rapporto numerico, il coordinamento pedagogico, la compresenza, cioè sono tutti la formazione degli insegnanti, sono tutti elementi di qualità. Quindi noi abbiamo bisogno di dire l'infanzia è importante, bisogna occuparsene dal punto di vista legislativo, bisogna avere delle risorse, il nido ha le sue esigenze,
deve essere più europeo, la scuola dell'infanzia ha un'esigenza di sviluppo di qualità e di essere riconosciuta. Spero che possa essere così nel dibattito dei prossimi mesi. Una buona scuola è se gli insegnanti ci credono, hanno soddisfazione. Ecco, la politica deve svegliarsi un po', altrimenti perde dei colpi. Ecco, non lo so, c'è anche un problema di risorse finanziarie e ne vedo poche all'orizzonte. Martina Brazzolotto, insegnante, formatrice e ricercatrice Gate Italia, si sofferma sulle difficoltà di coinvolgere tutti gli alunni in classe. Bisogna trovare, sperimentare e documentare alcune buone pratiche di didattica, inclusiva speciale anche per i bambini ad alto potenziale cognitivo, che spesso, finendo i compiti prima degli altri, si annoiano e disturbano in classe. Per noi insegnanti è sempre più difficile coinvolgere tutti i nostri alunni in classe ed è veramente sempre più difficile coinvolgere. Bisognerebbe dunque creare, trovare, sperimentare e infine documentare alcune buone pratiche di didattica inclusiva, speciale e che poi diventa innovativa. Abbiamo parlato per questo di bambini ad alto potenziale cognitivo che nella letteratura di riferimento vengono chiamati i gifted children, a partire appunto dalle loro particolari caratteristiche come una grande curiosità e un grande interesse per le materie, ma anche appunto dei punti di debolezza che influenzano tutta l'attività didattica come una scarse abilità sociali, possiamo creare delle attività didattiche che si ispirano soprattutto all'attivismo per coinvolgere anche questi bimbi che spesso finiscono i compiti prima degli altri, si annoiano e disturbano in classe. Consigliamo a tutte le insegnanti di rifarsi ai principi pedagogici della personalizzazione didattica che sono ben spiegati nel volume di Massimo Baldacci intitolato Una scuola a misura d'alunno. Per tutti i genitori invece consigliamo veramente di creare delle alleanze con gli insegnanti cercando di collaborare senza delegare troppo agli esperti. Anche l'onorevole Simonetta Rubinato, PD, definisce la scuola dell'infanzia un segmento importante per la scuola italiana e porta una testimonianza del sistema integrato del Veneto, che ci ha consentito, afferma, con poche risorse di tenere il passo con i tempi. Ora però è il momento di fare un salto di qualità. L'onorevole Rubinato propone una competenza primaria alla Regione Veneto del sistema della scuola dell'infanzia. Segmento della nostra scuola fondamentale, quello dell'infanzia. Io porterò una testimonianza proprio specifica su quello che è il sistema integrato della scuola dell'infanzia veneta che ha dimostrato in questi anni di poter formare i nostri ragazzi per il passaggio alla scuola dell'obbligo in modo straordinario e costando molto poco allo Stato. Abbiamo straordinari insegnanti di scuola dell'infanzia statale, abbiamo un sistema di scuola materna paritaria che ci ha consentito con poche risorse di tenere il passo con i tempi. Ora però è il momento di fare un salto di qualità e la mia proposta è questa, sia per tutelare la scuola dell'infanzia statale del Veneto, sia la scuola materna del Veneto o paritaria, occorre assolutamente chiedere allo Stato, negoziare con lo Stato, la competenza primaria da parte della Regione del sistema della scuola dell'infanzia dai 3 ai 6 anni, tenendolo collegato alla scuola perché è a tutti gli effetti scuola, trovando le risorse che servono per garantire un pari accesso a questo servizio a tutte le famiglie del Veneto e non discriminando più tra coloro che possono e debbono pagare una retta e chi invece trova la scuola statale dell'infanzia senza bisogno di pagarla. Gli insegnanti della scuola dell'infanzia che da tempo stanno aspettando anche i precari delle GAE di questo segmento di scuola possano essere inseriti come si meritano dopo tanti anni di lavoro e di preparazione anche di concorsi, di essere strutturati in un sistema integrato regionale che vede la competenza primaria della Regione Veneto così come accade in provincia di Trento piuttosto che in provincia di Bolzano in forte sinergia con l'ufficio scolastico regionale del Veneto. 06 è un tentativo, un grande principio di voler alzare anche la qualità dell'assistenza, di non fare solo assistenza ma già formazione anche ai bambini prima dei 3 anni, però bisogna assolutamente trovare le risorse. Una cosa è sicura,
non deve essere mai e poi mai un modo per abbassare la qualità della scuola dell'infanzia. Noi ci stiamo e abbiamo approvato la delega perché sia un modo per aumentare e migliorare l'offerta dallo 0 a 3 anni, ma non deve mai essere diventare un fattore che tira giù invece la qualità straordinaria della scuola dell'infanzia in Veneto. Questo convegno per l'onorevole Michela Montevecchi, Movimento 5 Stelle, è un punto di partenza per iniziare a ragionare su come correggere i criteri contenuti nella delega di riordino del segmento 0-6 anni e quanto sia importante la scuola dell'infanzia per la formazione degli adulti del futuro. Questo convegno molto importante perché è il punto di partenza per iniziare a ragionare su come correggere i criteri contenuti nella delega di riordino del segmento 0-6 anni. È un segmento della fase della nostra vita molto importante perché nella scuola dell'infanzia si formano, si iniziano a formare quelli che sono gli adulti del futuro e nella scuola in generale si formano gli adulti del futuro. E oggi ho ricordato di nuovo le parole di Calamandrei, che assimilava la scuola a un organo costituzionale, non solo perché la scuola pompa il sangue agli altri organi della nostra società e quindi agli altri settori della vita di una comunità, ma perché è proprio dalla scuola che parte anche il pompaggio del sangue della democrazia. È lì che si formano cittadini del futuro capaci di interagire con chi la pensa in modo diverso da loro, di confrontarsi, di sviluppare un pensiero critico. Ci siamo anche messi a disposizione del mondo della scuola e di questo specifico segmento dello 0-6 anni per tentare, come dicevo, di porre dei correttivi, tutti quei correttivi necessari per fare in modo che il riordino di questo segmento sia un riordino che vada nella direzione del miglioramento e che non generi invece contenziosi, conflittualità e confusione. Abbiamo ravvisato in questi criteri di delega, ovvero la possibilità che appunto possano essere impiegati docenti della scuola dell'infanzia nell'ultimo anno del segmento invece 0-3 anni, cosa che non è possibile. Importante che ogni segmento abbia il proprio insegnante o il proprio educatore assegnato, preposto per quella fase della vita. Non si può scambiare la flessibilità con la competenza e con l'adeguatezza a insegnare in un determinato ciclo della scuola piuttosto che in un altro. Con queste iniziative invece si rischia appunto di creare un danno allo studente che potrebbe trovarsi un insegnante non abilitato a insegnare quella materia, per esempio. Io dico solo che bisogna uscire dalle regioni dell'autocensura e pensare che la docenza sia solo puramente una funzione sociale e che quindi pertanto non abbia il diritto di essere remunerata nel modo giusto. Ricordo così a margine, incidentalmente, che comunque gli insegnanti italiani non sono tra i più pagati d'Europa, non sono tra i meglio pagati d'Europa. Allora, se ci vogliamo uniformare degli standard europei, uniformiamoci anche a quegli standard. Francesco Greco, presidente Associazione Nazionale Docenti, rileva che dagli interventi del convegno sono emerse tutte le contraddizioni sia nella legge 107 che nella delega che riguarda la scuola dell'infanzia. Una delega che non ha risorse finanziarie. Credo che da questa iniziativa siano emerse tutte le contraddizioni contenute sia nella legge ma specificamente anche nella delega che riguarda la scuola dell'infanzia. È una delega che non ha risorse quindi finanziarie. La scuola dell'infanzia, come abbiamo sostenuto, debba essere al contrario quindi valorizzata per le sue specificità. La scuola dell'infanzia è la grande assente nella riforma della cosiddetta buona scuola, sostiene Mario Pittoni, Lega Nord. Gli insegnanti di questo settore sono stati tenuti buoni con la promessa delle 23.000 assunzioni attraverso il piano 0-6 anni, promessa che si è rivelata una bugia. La scuola dell'infanzia è la grande assente nella riforma della cosiddetta buona scuola. E questi insegnanti sono stati tenuti buoni con la promessa delle 23.000 assunzioni attraverso il piano 06, con l'emendamento che è appena stato dichiarato inammissibile in Senato. Abbiamo la conferma che purtroppo era una bugia. È un piano che nei fatti si sta dimostrando impraticabile. Donata Albiero, dirigente scolastica, parla della sua esperienza di dirigente e di come fare scattare il senso di orgoglio dell'insegnante della scuola dell'infanzia. Io sono qui come compito per fare da testimone
E allora, siccome io ci sono stata, io ci ho lavorato, se riesco in questo compito e soprattutto se riesco a far scattare l'orgoglio dell'insegnante di scuola dell'infanzia, a cui io professionalmente, come direttrice didattica si chiamava allora, perché io sono stata alla guida per un ventennio di direzioni didattiche in cui mancava la scuola media, ma c'erano soltanto le scuole materne, si chiamavano così allora, all'inizio, e le scuole elementari che poi sono diventate primarie. Se io riesco a far scattare il senso d'orgoglio, di identità da parte degli insegnanti di scuola dell'infanzia, allora il mio obiettivo è raggiunto. Una docente precaria ringrazia per il convegno e chiede quando i precari avranno una sede fissa. Sono una precaria nella scuola dell'infanzia statale, sono orgogliosa di esserlo. Vorrei ringraziare tutti quelli che si sono resi disponibili oggi per l'organizzazione di questo convegno, che per noi precarie è molto importante. Questo convegno c'è la partecipazione dell'Associazione Docenti Articolo 33, dell'Associazione Gilda Nazionale e oltre appunto gli esponenti politici e i relatori che oggi ci accompagnano. Volevo ringraziare anche voi che siete qua, perché significa che date una grande importanza alla vostra scuola e alla nostra scuola. Però un ringraziamento particolare va ad Alessandra, è lei che durante questi mesi di battaglia ha dato la forza. Con la sua tenacia, la sua disponibilità, soprattutto con la sua competenza. L'unica domanda che noi precari ci facciamo è: quando avremo anche noi una sede fissa? Quando avremo anche noi i bambini, sempre gli stessi, o comunque entrare nella stessa scuola tutti i giorni? Creiamo la vera rete per lo sviluppo di quello che è il cittadino di domani nell'arco del 3-6. E come qualcuno ci ha sempre insegnato, rallentare. Noi adulti dovremmo adottare i tempi dei bambini, rallentare per fare di questi bambini veri obiettivi domani e non costringerli a correre in quella che sta diventando una scuola dell'infanzia fatta per i tempi dei genitori e non dei bambini. Allora, la Gilda non vi abbandonerà mai, perché non permetteremo che la scuola dell'infanzia si trasformi semplicemente in un servizio. Ha sostenuto il coordinatore nazionale della Gilda nel suo intervento conclusivo. Di meglio sottolinea l'importanza dell'unicità della funzione docente. In questo senso, il progetto di istituire il ciclo 0-6 anni rischia di aumentare la confusione di cui è già piena la cosiddetta buona scuola, che di buono ha soltanto il nome. Gli insegnanti dell'infanzia, aggiunge il coordinatore della Gilda, sono trattati come i figli di un Dio minore rispetto agli altri docenti, perché esclusi dal piano nazionale di assunzione della legge 107. La Gilda non vi abbandonerà mai, perché non permetteremo mai che la scuola dell'infanzia si trasformi semplicemente in un servizio. Se questa dovesse essere la logica... qualche anno fa coordinatore nazionale, ho accettato l'incarico, siccome io provengo dalla scuola primaria, che si chiamava elementare, e per me uno dei caposaldi è sempre stato un principio importante, l'unicità della funzione docente. Io ho accettato questo incarico dopo che la nostra assemblea nazionale aveva votato su questo principio, altrimenti non l'avrei mai accettato, perché per me è un caposaldo della battaglia di tutta la vita. E se c'è unicità della funzione docente, la scuola dell'infanzia è scuola, non è assistenza, non è un servizio sociale, è un'altra cosa. E questo lo penso. Poi vi dico qual è la parte ottimistica, è stata già accennata. Non sono preoccupatissimo per il semplice motivo che quella delega, come tante altre, è una delega fantasiosa che
non potrà probabilmente essere attuato, come è stato anche già detto, perché i soldi non ce li hanno, perché chi parla di generalizzazione della scuola dell'infanzia enuncia un principio importante e condivisibile, ma quando scendiamo con i piedi per terra sappiamo quanto poca sia la presenza dello Stato, della scuola pubblica statale, per me la parola statale è molto importante, no? E quindi questo probabilmente finirà in niente. Due parole sulla buona scuola e poi vi lascio. Anche qui, vedete, non è una riforma, è un incasinamento della scuola, scusate il termine, non è necessario. Basta vedere la confusione e basta vedere quello che sta succedendo, perché da settembre è stata messa in opera. Che cosa abbiamo? Abbiamo confusione. Non si va né avanti né indietro per la questione del comitato di valutazione. La mobilità non ne parliamo, sta succedendo di tutto e di più. Stiamo, qui prima qui era Toni che diceva c'è un calendario, no? Stanno bloccati al Ministero, perché poi una cosa è fare la teoria e parlare, come fa il nostro Presidente del Consiglio, di una realtà molto fantasiosa ma che non esiste, e di curricula da pubblicare online, di albi con fotografia dove poi il dirigente scolastico sceglie. Altro è scendere nella realtà, perché non c'è niente, non c'è assolutamente nulla e c'è una complicazione enorme, per cui sapete che noi non stiamo firmando questo contratto sulla mobilità, ma non è che ne faccio una crociata contro i colleghi degli altri sindacati che dovessero firmare, che sia chiaro, e tutt'al più penso che stiano peccando di ottimismo, perché rispetto a una legge che ha scritto con chiarezza che dal 2016-17 la mobilità avviene su ambiti territoriali, ma mi dovete spiegare come si fa con un contratto a smontare questa cosa qui? Questo non funziona. E tutto sommato, non è un male che le cose si vedano alla luce del sole, che le contraddizioni esplodano, perché quando il re è nudo, alla fine si dovrà mettere pure un vestito, no? Ecco, e quindi sono convinto che ci batteranno la testa, come succederà, sta succedendo in questi giorni al Ministero, perché non ne vengono fuori, perché è tutto talmente complicato che è veramente difficile anche dall'altro punto di vista metterlo in pratica. Quindi dobbiamo far esplodere le contraddizioni, lottare con gli strumenti della democrazia, sperare che ci sia un giudice a Berlino, perché noi andremo avanti, perché io sto aspettando con ansia che ci siano i primi movimenti per chiamata diretta del dirigente scolastico, e sto aspettando con ansia di poter avere un colloquio. Sapete, in Italia non è possibile ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale, dobbiamo aspettare qualche vittima. Quando ci saranno le prime vittime andremo alla Corte e ci faremo dire se gli articoli 96 e 97 della Costituzione, che parlano di imparzialità di tutte le procedure che attengono il pubblico impiego, sono carta straccia o se esistono ancora. La violazione della Costituzione, guardate, c'è un articolo che sta per uscire su professione docente, scritto dal professor Ainis, e sapete, è un professore di diritto costituzionale, che è partito, dice, ma già quel documento, 212 commi, se ricordo bene, in un unico articolo, di per sé sono una violazione della Costituzione. Quando la Costituzione della Repubblica Italiana scrive che le leggi si votano articolo per articolo, è perché la Costituzione vuole che il Parlamento possa riflettere su ogni singolo argomento contenuto in quella legge e poi votare, conoscere e poi decidere, no? Invece è stato fatto un atto di violenza e purtroppo anche qui nessuno può ricorrere alla Corte Costituzionale. C'è solo uno che poteva parlare, ma non l'ha fatto, che è il Presidente della Repubblica, che è il supremo custode della Costituzione. Io non sto facendo una critica, io sono sempre molto rispettoso delle istituzioni. Dico soltanto che purtroppo in questo paese non abbiamo grandi strumenti di salvaguardia. Bisogna avere pazienza. Speriamo che prima o poi, ho preso volentieri, che anche perché non avevo approfondito la questione del rimborso della Regione Veneto e della Regione Puglia, che anche quelli arrivano a maturazione, altrimenti aspettiamo i casi successivi. E poi, arma estrema, prepariamo il referendum. Avremo un incontro fra qualche giorno, il 5 di febbraio a Roma, ci sarà anche la FLC-CGL, che è un'organizzazione che ritengo importante, probabilmente sarà della partita anche la UIL e tante altre associazioni. Io penso che raggiungeremo un'intesa sui quesiti,
penso che il grosso del lavoro è stato già fatto e quella sarà un'ulteriore occasione. Quindi per i prossimi 1, 2, 3 anni sicuramente le possibilità di lottare per cambiare e migliorare questa legge non mancheranno. Ecco, quindi non rassegniamoci, lottiamo e poi l'impegno da parte mia, ma qui dateci una mano. Scusate, oggi questo incontro è importantissimo, anche all'interno della nostra organizzazione. Facciamo in modo che le colleghe della scuola dell'infanzia possano parlarsi di più. Costituiamo delle liste, delle reti sui mezzi di comunicazione sociale. Io mi darò da fare per quel poco che posso, in modo che stiamo più insieme, parliamo di più, perché le colleghe della scuola dell'infanzia, lo ripeto, non possono sentirsi sole. La solitudine è un grosso problema, dobbiamo fare in modo da vincerla. Sentite, scusatemi, non volevo essere neanche così lungo. Buon lavoro e arrivederci a presto. Il convegno si è concluso dopo un'intera giornata di dibattito. Adesso Gilda TV è pronta per ritornare a Milano. Vi invito a condividere questo video e alla prossima.